Bentornati ragazzi in un nuovo video. Oggi, come da titolo, vedremo le top 5 blockchain del momento. Come già sappiamo, il 2021 è stato un anno molto forte per le cripto, specialmente per via del loro bull market. Se siete stati tra i fortunati che l'hanno vissuto, beh, possiamo tranquillamente affermare che abbiamo visto delle cose pazzesche. Io stessa, quando ne parlavo con gente che non è all'interno di questo mondo, la gente faceva fatica a credermi. La capitalizzazione di mercato continuava a salire, i progetti di finanza decentralizzata andavano sulla luna e andavano sulla luna anche meme coin, le cosiddette shitcoin di cane e gatti che, diciamoci la verità, non valgono assolutamente nulla. Dove voglio andare a parare con tutto questo discorso è che protagoniste dello scorso bull market sono state tutte quelle blockchain layer 1 in grado di sviluppare smart contract e app di tutti i tipi. Di conseguenza, tutte quelle persone che hanno avuto la fortuna o l'intelligenza di entrare in progetti del tipo BNB, io me la ricordo a meno di 30 dollari prima che esplodesse tutto, Solana, eccetera, beh, si sono fatti veramente un bel gruzzoletto. Stiamo parlando, ragazzi, di ritorni veramente, veramente molto elevati che non vediamo assolutamente su nessun altro tipo di mercato, quindi godiamoceli finché possiamo, viene da dire proprio terra terra. Però secondo me dobbiamo dire anche che tutti quei ritorni che abbiamo avuto su queste blockchain layer 1 che vi ho menzionato precedentemente, beh, è difficile che nella prossima bull run, se dovesse esserci una prossima bull run, perché non siamo sicuri ovviamente neanche di questo, beh, non credo che vedremo delle percentuali così elevate. Ed è proprio per questo che secondo me dobbiamo approfittare di questi momenti un po' morti per vedere cosa il mercato ci sta offrendo. Perché ragazzi, il mercato delle criptovalute, che vi piaccia o no, ha sempre per noi delle nuove opportunità e noi dobbiamo coglierle. Ora bando alle ciance, parliamo di questi 5 nuovi progetti. Mi raccomando, prima di iniziare, se vuoi supportarmi, ricordati di iscriverti al canale, lasciare un bel like e commentare questo video. Il primo progetto in lista di oggi è Celestia. Celestia è una blockchain al 100% modulare, ma cosa significa? Andiamo subito a vedere un articolo che risale al 19 ottobre 2022. Da titolo ci dicono: Celestia raccoglie 55 milioni di dollari per lanciare la sua blockchain. Celestia dunque introduce un'architettura blockchain modulare per risolvere la sfida dell'implementazione e del ridimensionamento delle blockchain. Queste catene specializzate sono meno vincolate e rompono la rigidità delle catene monolitiche in componenti flessibili, promettendo maggiore scalabilità, sicurezza e decentramento. Infine, Celestia ha lanciato il suo testnet Mamaki a maggio di quest'anno e un aggiornamento a Mamaki è previsto per la fine di ottobre 2022. Diventare un suo validatore è qualcosa di veramente molto semplice e economico. È una rete dove qualunque sviluppatore può creare la propria app, ad esempio, e godere della sicurezza, della scalabilità e della interoperabilità di tutto il suo ecosistema. Diciamoci la verità, ci ricorda un po' Polkadot, o almeno a me mi ricorda un po' Polkadot, sebbene gli input tecnologici siano diversi, comunque avremo tutto il tempo di capirci di più perché il suo lancio è previsto per il 2023. Il secondo progetto del video di oggi è un progetto del quale vi ho già parlato precedentemente e che sta facendo, beh, parlare un pochino di sé. Stiamo parlando di Aptos. Aptos Lab sta costruendo una blockchain layer 1 in grado di processare più di 160.000 transazioni al secondo. Come vi avevo già anticipato, questa blockchain sta venendo sviluppata da alcuni developer di Diem, la ex, vogliamo chiamarla così, ex crypto di Facebook, che non ebbe una gran bella fine. Si sta discutendo tantissimo di lei, soprattutto per quella che è la parte che definiamo come tokenomics, ma penso che per parlarne meglio ho bisogno di fare un video interamente dedicato a lei, quindi se vi fa piacere sapere la mia opinione integrale su Aptos, fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Il team è riuscito a raccogliere 350 milioni di dollari per il momento da grandi, grandi investitori come ad esempio Coinbase, Binance, FTX ed altri. Il linguaggio di programmazione di Aptos si chiama Move ed è stato sviluppato da alcuni sviluppatori, developer di Facebook. Questo linguaggio permette di sviluppare app sicure e intuitive che possono eseguire transazioni di forma rapida e sicura. È un linguaggio creato in Meta e che si focalizza nel risolvere i principali problemi che ha Solidity, un linguaggio di programmazione ad oggetti per l'implementazione anch'esso di smart contract su varie blockchain e ovviamente in particolare su Ethereum. Dobbiamo dire che la comunità di Aptos è già attiva e vivissima, sta testando la testnet e tutte le varie applicazioni che circolano all'interno dell'ecosistema.
Ora, per utilizzare la rete principale dovremmo aspettare ancora un pochino, però voci di corridoio dicono che sarà già possibile utilizzarla alla fine di questo dell'ultimo trimestre del 2022, quindi dovremmo esserci, anche se queste voci, tra virgolette, lasciano il tempo che trovano. Ora passiamo al terzo progetto di oggi che si chiama Say Network. Partiamo subito con i vantaggi. Quali sono i vantaggi che offre questa rete? Offrono protezione affinché nessuno possa anticipare le nostre operazioni con la massima scalabilità a livello di order book degli exchange decentralizzati. Questi exchange, infatti, ad oggi presentano diversi problemi, lo sappiamo da questo punto di vista. La rete sta venendo sviluppata inoltre dall'SDK di Cosmos, quindi diciamo che fa parte anche questa rete di tale ecosistema e promette essere una blockchain super sicura e scalabile al 100%. Oltre ad essere super rapida, tra l'altro, perché ogni operazione ha bisogno di circa 600 millisecondi. È una rete interessante per applicazioni di finanza decentralizzata e proprio per questo ha già più di 50 dApps che stanno venendo costruite su di lei, fino alla mainnet per poi essere lanciata. Il team è riuscito a raccogliere più di 5 milioni di dollari e uno dei maggiori investitori è Coinbase. Un'ultima curiosità è che hanno lanciato un fondo di incentivi dal valore di 50 milioni di dollari per incentivare appunto le persone a costruire su tale rete. Anche questo progetto dovrebbe essere lanciato alla fine di quest'anno, staremo a vedere. Bene, siamo arrivati al quarto progetto, ora parliamo di Vera Chain. Vera Chain si lega al progetto del quale vi ho parlato prima di lei, quindi a Sui Network, perché anche essa è costruita su Cosmos e ha focus sulla finanza decentralizzata. In questo caso però la rete è compatibile con l'Ethereum Virtual Machine, questo tradotto cosa significa? Significa che può supportare app create su Solidity. La sua community sembrerebbe molto famosa per tutti i meme che girano al riguardo, ma non fatevi ingannare da questi meme perché stanno lavorando veramente duramente, il team sta lavorando veramente duramente su qualcosa che sembra davvero molto forte. Tra queste c'è un meccanismo di consenso chiamato prova di liquidità, proof of liquidity, con il quale possiamo fare staking di cripto come ad esempio Bitcoin ed Ethereum e assicurare questa rete, portandoci a casa le ricompense derivate dallo staking in altre cripto. Si potranno inoltre ricevere delle ricompense per fare staking, aggiungere liquidità alla rete e saranno alcune delle cose che probabilmente andranno ad assicurare una liquidità profonda all'interno dell'ecosistema di applicazioni. È un progetto un po' diverso dagli altri, forse un po' più comunitario rispetto, no, ai grandi fondi di investimento, però secondo me è un progetto da tenere d'occhio. Ultimo progetto del giorno, anche di questo vi avevo parlato in precedenza, parliamo ora di Sui. Sui è una nuova blockchain creata da Mysten Labs e di base loro sono professionisti sia di quelle che sono le tecnologie più tradizionali che di tutta poi la tecnologia che ritroviamo all'interno dell'ecosistema cripto. Possiamo dire che Sui e Aptos si assomiglino un pochino perché l'infrastruttura è più o meno quella e anche il linguaggio di programmazione è lo stesso. Possiamo dire che sia una piccola Aptos e ancora non si sa se questo sia un bene o un male. Anche questo progetto è stato inoltre capace di raccogliere più di 300 milioni di dollari da più o meno gli stessi investitori, quindi parliamo sempre di Binance, Coinbase, FTX, eccetera, eccetera, eccetera. Una cosa interessante è che la capacità di questa rete cresce proporzionalmente all'incremento del potere processuale dei validatori. In poche parole, tutto questo sta a dimostrare una grande scalabilità, avendo inoltre la capacità di processare diverse transazioni in parallelo e raggiungere un altissimo rendimento. Bene ragazzi, anche per oggi era tutto, spero vivamente che il video vi sia piaciuto, mi raccomando ricordatevi di lasciare un bel like, commentare, di iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e niente, ci vediamo la prossima settimana con un nuovo video.